partite. Vi rigirate, siete tutti il magnifico. Poi il magnifico, alla fine del Cinquecento, comincia a invecchiare. E quindi si cambia, non esiste più il magnifico e diventa, nella tradizione del teatro italiano, pantalone. E quindi quello che rappresenta la mondializzazione del commercio, rappresenta Venezia. E quindi sta invecchiando. E quindi vuol dire che è il magnifico che è invecchiato. Il magnifico sparisce. E quindi alzate un braccio, qui la maschera c'ha delle sopracciglia, la vedrete domani, l'altro braccio giù, cioè, tutti i gesti che fai, dire una volta andava meglio e oggi va peggio, l'altro braccio, vieni, giù il braccio, adesso alzate le due braccia e avanzate gesticolando, via, stop, riprendete dietro il mantello, vi rigirate un'altra volta, hopla, levate i bracci un'altra volta e andate là gesticolando, via. Adesso riprendete un'altra volta dietro il mantello, e questo fa parte dei padri nobili. Altro personaggio che diventa un padre nobile è il dottore. Vi girate col dottore, via, opla. Il dottore è di Bologna, è di qui vicino. È di quelli che era, vieni qua, il dottore è lui. Guarda,